Ma come? Ma come cosa? Nel senso, non era scontato. Ma sì, dai, la scena dello specchio era dopo la scena dello specchio, cioè, ma chiunque ha pensato è palesemente un uomo nel corpo di una donna. Cioè, dopo quella scena è inconfutabile. Ma dove? Ma non è vero. Ma cosa? Cioè, o solo adesso uno collega e dice, ah, effettivamente adesso la scena dello specchio acquisisce un significato, ma non è che vedi quella scena e dici, ah, effettivamente questo è un uomo. No, perché? Era strano, era ovvio, era palese, perché effettivamente si comportava un po' da maschiaccio e perché ha tentato di baciarsi allo specchio. A parte che il tentare di baciarsi allo specchio poteva anche essere semplicemente, che cazzo ne so, che voleva... Era in calore. Che cazzo, era in calore, voleva scopare qualcuno... Boh, non ve lo so dire. Adesso ovviamente sembra palese, perché effettivamente lei vedendosi da donna... Era attratto dal corpo femminile e per quello prova a baciarsi. Fin lì ok, però non era scontato, dai. Non mi potete dire che era scontato. Mi sembra un po' too much. Devi fare 2+2. Giusto. Grazie al cazzo aver letto il manga. Anche quello effettivamente aiuta un po'. Se avete letto il manga aiuta un pochino. Quindi posso dirvi, da anime only non era scontato. Cioè io non ci sarei mai arrivato. Se non l'avessero detto in questo episodio, non ci sarei mai arrivato in nessun universo che lei poteva essere un ragazzo nel corpo di una ragazza. Mai nella vita, impossibile proprio. Detto questo, allora, di cosa vogliamo parlare di questo episodio? Perché c'è stata molta carne al fuoco, hanno detto molte robe. In primis, magari parliamo dell'opening. Allora, l'opening mi piace, è decisamente interessante, vorrei vedere alcune scene insieme a voi. Intanto lo stile è molto particolare, molto molto particolare, non mi dispiace, ma allo stesso tempo non mi fa dire proprio wow, che roba incredibile, stupenda. È semplicemente... molto particolare, abbiamo questi disegni molto strani, che vi volevo rifar vedere alcune scene, tipo la parte, ecco, ci sta pure il videogioco per qualche motivo. Aspetta. Ci sta pure lui che fa delle facce stranissime qua, e un po' tutte, che in realtà non sono proprio stranissime, è semplicemente uno stile un po' diverso dall'anime. Comunque ci stanno solo i protagonisti che abbiamo visto fino ad ora, quindi solamente... aspettate... solamente Kiruko e Maru. Quindi Kiruko e Maru sono gli unici due protagonisti all'interno di questo opening. E gli altri ragazzini del paradiso non ci sono attualmente. Anche quando incontra i banditi dice che è un uomo. Davvero? Fa vedere? Ah, vabbè, ma anche lì non si capiva. Cioè, nel senso, è vero, quando incontrano i banditi dice che è un uomo, ma lo dice... facendomi quasi sembrare che ovviamente mentiva, perché sapeva che se diceva di essere una donna provavano a stuprarla, o comunque se ne sarebbero approfittati. Quindi io l'ho intesa in questo modo, semplicemente. Cioè, anche questo assolutamente no. Era più la cosa dello specchio. Cioè, la cosa dello specchio è effettivamente sospetta. Questa roba che lui dice che è un uomo, no. Questa roba che lui dice che è un uomo sembrava adatta alla situazione, appunto, perché non doveva dare l'impressione di essere una ragazza, perché altrimenti avrebbero provato a approfittarsene. Era più quella la motivazione qua. E... poi, detto questo, all'interno dell'opening si vede appunto questa roba di loro pure che giocano, tipo, videogioco, stile, non so cosa. E ci sono comunque scene molto particolari. Principalmente sono comunque solamente loro due che vagano nell'opening. Vagano, corrono, una solita opening degli anime, corrono, i protagonisti corrono verso l'ignoto. Perché bisogna correre, corriamo. Però comunque sì, uno stile interessante, anche la canzone mi piace molto. Cioè, a dire questo, la canzone dell'opening è decisamente figa. Non è che il fratello ucciso dentro il corpo della sorella? Mo vediamo. Strano che non saltano nel cielo. Giusto. L'opening ha molto senso. Mi piace che non ci siano spoiler. Ah no, quello certo, non si capisce molto. Ci sta anche l'abilità del fratello nell'opening. Quell'abilità di quando ha toccato il mostro ed è entrato all'interno del corpo del mostro. Però sì, bella. Ah, in realtà comunque saltano verso il cielo, eh. Ci sta questa scena in cui ci sta questo salto verso l'infinito e oltre da parte del protagonista. Però ripeto, comunque una bella opening. Decisamente una bella opening, e non si capisce un cazzo però. Cioè, è inutile secondo me cercare info particolari all'interno dell'opening. Non si capisce quasi niente. Detto questo, andiamo proprio dall'inizio alla fine, perché succedono parecchie cose. In primis, questo ragazzino sembra avere la stessa malattia allora, non so se della madre o comunque dell'amica di Kiruko.
che fanno vedere poco più avanti in un flashback una non so se, ripeto, se la madre, la sorella, quello che cazzo è, un'amica di Kiruko che aveva questa malattia e che poi gli affida la pistola, la persona che gli affida la pistola a Kiruko. Quindi sì, sembra avere la stessa malattia e probabilmente penso sia una cosa mortale. Mi viene da pensare che sia una roba che ti fa, ti ci fa rimanere secco così su due piedi, mi viene da pensare così. Detto questo, volevo capire una cosa in primis. Allora, a parte che, come dire, questo posto sembra un posto molto, molto liberale, mettiamola così. Cioè, i bambini possono fare un po' quello che cazzo gli pare. Tipo queste due ragazzine che si limonano sotto alla penombra dell'albero, sotto l'ombra dell'albero. Sorridono come, appunto, se giustamente, una cosa ovviamente molto easy, molto, molto normale. Però abbiamo anche avuto la conferma che sono tutti dei superumani, praticamente. Come abbiamo visto, ci sta questa tizia che diventa Tsuyu di My Hero Academia, che si arrampica, fa tipo Spider-Man sull'albero. Ci sta il tizio poco più avanti che cade da tipo 10 metri di altezza e non si, forse pure di più. No, di più no, però comunque cade da 10 metri di altezza di schiena e non si fa niente. Quindi sì, sono praticamente dei superuomini. O comunque hanno dei poteri particolari. Io non ho capito una cosa però, il protagonista è un maschio o no? Perché cioè, il fatto è che hanno tutti un design molto simile l'uno con l'altro. Mi verrebbe da dirvi che questa qua è una ragazza, però non sono sicuro, quindi vediamolo. È una femmina, perfetto, è una femmina. Ok. Però mi sembra un maschio per certi versi, cioè, sono un po' così. Che ha detto, ma chi dice che... Più che amica, quella che gli ha commissionato il lavoro di scorta. Sì, sì, è vero, non è un'amica, è quella che gli ha commissionato il lavoro di scortare questo tizio, sì. Avvelenamento? Non penso sia avvelenamento, penso sia una malattia o una cosa tipo, non proprio pandemia, però una malattia rara, trasmissibile. È molto astratta l'opening, ma rappresenta bene quella che è l'opera. Buono, buono, assolutamente buono. E... ok. Io ho dato come scontato che questo sia il paradiso. Pure secondo me, sì, mi dà l'impressione che questo posto dove si trovano sti ragazzini sia il paradiso, però non ne siamo sicuri. Non ne siamo sicuri, quindi dovremmo capire un attimo. Poi, andando avanti, abbiamo la parte in cui questo ragazzo riceve una foto da parte di Mimihime. Ora, io voglio capire chi è Mimihime, perché... Ah! Ma perché? C'è un messaggio da parte di questa? Però non mi sembrava, sinceramente. Cioè, quindi lei gli ha mandato questa foto. A me sembrava quasi come se gliel'avessero scattata di nascosto. Però, a quanto pare, no. Più che altro per come si comporta pure lei dopo, mi sembrava appunto che l'avessero scattata di nascosto e l'avevano mandata a sto tizio. Però sembra che l'abbia mandata da sola. Sì, sì, è lei stessa che gliel'ha mandata. Sono tutti in infoma, voglio tutti scopare questo episodio. Ma a lei non piaceva l'altra? Questa cosa non me la ricordo. Però vabbè, allora probabilmente nei prossimi episodi vedremo un po' di scene interessanti tra ragazzini di 10 anni. O di 12 anni. Ma parlando di cose serie, vogliamo parlare del fatto che i protagonisti hanno già trovato il paradiso? Della gente che vive di agricoltura ed erba, cosa vuoi di più? Giusto. Assolutamente. Comunque, andando avanti, vediamo anche delle cose particolari in merito anche al pesce. Però di questo ne parleremo dopo. Cioè il pesce della foto, che è poi il pesce che abbiamo visto nel trailer e quello che probabilmente vedremo alla fine nel prossimo episodio. Quindi un po' strana questa cosa qua. Che loro disegnano un mostro che comparirà nel prossimo episodio all'interno della barca. Un po' particolare. Ma poi il disegno del pesce che ha disegnato il ragazzo predice le cose o le cose che disegna le vede nei sogni? Credo che sia come dici tu, nel senso che potrebbe essere entrambe le robe. Cioè potrebbe essere che questi disegni li fa perché predice una cosa futura o semplicemente perché gli appare questo disegno in sogno. Potrebbe essere così. Penso che sia questo. Poi, andando avanti, sinceramente arriviamo ad una scena clamorosa. La scena del combattimento contro il mostro alato è bellissima. È bellissima, è diretta in maniera magistrale, a livello di inquadrature, animazioni clamorose, disegni molto belli, fluidissima, anche i colori di questa parte qua, guardate che cazzo è. Bello. Niente, cioè, veramente una scena bellissima questa qua. Molto, molto bella, ma non solo, anche molto cruenta. Cioè, se già non bastava Hell's Paradise, che, come dire, ha la sua bella dose di sangue e tutto quanto, cioè, anche qua non censurano niente. Non censurano proprio un cazzo di niente. Guarda qua. Cioè, guardate qua che cazzo hanno fatto. Sì, è tagliata proprio, zac.
e vi dirò, molto meglio di Hell's Paradise. Cioè, la qualità di questi episodi di Heavenly Delusion sono anni sopra Hell's Paradise, se vogliamo fare confronti, perché veramente, veramente beh, cioè, così è come si taglia una testa, quasi. Molto, molto più inquietante, reso meglio, secondo me. Palese, l'organizzazione gliel'ha mandata la foto per farlo crescere come adolescente. Ah, è vero. I bambini non sanno niente della vita e devono essere seguiti da questi sensei. Hai ragione. Hai ragione, Toms. Infatti, mo ne parliamo di questa cosa che hai detto. Mo ne parliamo. Hai ragione. Potrebbe essere così. Ma tu hai letto il manga, per caso? E comunque, ripeto, questa scena è molto bella, molto cruenta, fatta molto bene. L'unica cosa ho trovato poco realistico il comportamento di loro due, perché sembrava quasi come se stessero facendo una roba di routine, cioè quasi come se stessero combattendo contro un cagnolino, quando invece stanno combattendo contro un mostro che potenzialmente li può one-shottare, cioè li può uccidere in un secondo con la frusta. Quindi o sono veramente molto molto forti, o hanno avuto a che fare con questi mostri già tantissime volte. Quello sicuramente, non è la prima volta che affrontano questo tipo di mostro, però comunque mi sono sembrati troppo confident. Cioè veramente molto scialli, proprio si scherzavano pure, ridevano pure, quando, ok che nel finale quando è morta la tizia è scesa la lacrimuccia, però cazzarola, cioè questo qua è un mostro che ti può ammazzare con un colpo, dovresti essere un po' più cauto secondo me. C'è più lore qua che in Dark Souls. No, ma ci stanno una marea di informazioni in questi episodi. Mi stanno piacendo veramente tanto. Quindi, se sorpassiamo poi questa scena in cui ci sta il ragazzo che a quanto pare ha un potere alla Ainz di Overlord, ovvero a quanto pare, vabbè, che è un po' diverso comunque, toccando questo mostro riesce ad entrare all'interno e a fargli esplodere il cuore. Quindi io, quando ho visto questa scena, mi è venuto quasi in mente che questo ragazzo fa parte di quei ragazzini del paradiso. Che noi stiamo dando per scontato che è paradiso, ma non si sa. Quindi secondo me lui faceva parte... vi ho detto, le opzioni sono due. O all'interno di questo mondo esistono delle... tipo una sorta di My Hero Academia. Ci sono delle persone che nascono con dei poteri, che sviluppano dei poteri, oppure lui è scappato dal paradiso. Magari lui viene da un altro paradiso, da un posto dove si trovavano quei ragazzini lì che avevano quei poteri. Quindi un po' particolare come cosa. Tra l'altro, un altro discorso interessante è quello che ha fatto questa tizia, ovvero che questo mostro ha mangiato suo figlio, da quello che ho capito, fatemi vedere se è così. Fa a pezzi le sue prede e le assorbe. Quindi credo che questo mostro abbia ucciso il figlio della tizia, l'abbia mangiato e abbia preso una parte del... Come possiamo definirlo? Una parte del comportamento, comunque della coscienza del figlio, probabilmente. Perché già solo il fatto che non l'ha uccisa per tutto questo tempo, perché da come ha detto lei non è la prima volta, ha detto pure che l'ha difesa in passato, probabilmente questi mostri assorbono le persone, le uccidono, le mangiano e gli prendono una parte tipo del comportamento, della coscienza, non lo so. A me ricorda 9S quando decifra i robot, è vero, sembra pure una cosa la 9S, sì. Sembra quello di Summertime Lacking, una cosa tipo Summertime o tipo 9S, esatto, tipo la coscienza, sì, è come se avessero un po' una coscienza. Comunque, andando avanti, questa parte, anche perché qua pure questa parte mi ha fatto ridere, cioè, loro sono più preoccupati dei coccodrilli rispetto che di un mostro che potrebbe vivere qua sotto, cioè non si fanno nessun tipo di problema, tipo... Che ne so, potrebbe esserci uno di questi mostri che vive sotto l'acqua, no, i coccodrilli. Ma sti cazzi dei coccodrilli, ci stanno i mostri di Satana in questo mondo, cioè non lo so. Da quello che ho capito c'è un conflitto di coscienza tra la vittima mangiata e il mostro. Sì, probabilmente quindi il mostro assorbe la coscienza della vittima e c'è questo conflitto, come dici tu, che però il mostro mantiene comunque il controllo. Cioè il mostro mantiene il controllo, viene ogni tanto sopraffatto magari. Ma non escono solo di notte? Questo non lo sappiamo. Non mi pare che hanno confermato questa cosa. Da quello che abbiamo visto sembra di sì. Però dopo solo due episodi non lo so. Non lo so se escono solo di notte i mostri, questo non ve lo so dire. Comunque, andando avanti, abbiamo pure la scena della palla. La scena... Questa è un'altra ulteriore conferma che lui... cioè che questi tizi sono palesemente non umani. Ma una cosa con la quale volevo ricollegarmi per quanto riguarda il discorso che ha fatto Toms, ovvero, vi pinno il messaggio, ovvero, Toms ha detto... Palese, l'organizzazione gli ha mandato la foto di questa come cazzo si chiama? Mimime, la tizia nuda, gliel'ha mandata l'organizzazione per far crescere questi ragazzi come adolescenti. Ci può stare. Cioè, ci può stare anche perché, se ci pensate, il comportamento che ha avuto questa tizia è stato quasi come se non ha capito che è successo. Cioè, se questa tizia avesse mandato una foto nuda a sto ragazzo, mi dava l'impressione che si sarebbe comportata in maniera diversa, quindi, e soprattutto anche la foto che gli ha mandato sembrava scattata quasi una foto rubata, uno scatto rubato di nascosto, quindi potrebbe essere come dice Toms, ovvero che l'organizzazione che gestisce questi bambini
come dire, li fa crescere a livello sessuale, li istruisce a livello di relazioni, sesso e cose varie, tramite questi giochetti qua, mandando qualche foto, facendogli studiare determinate robe, incentivando relazioni tra i ragazzini, potrebbe essere una cosa di questo tipo. Oppure si sega sui bambini, esatto, oppure quello. Poi c'è anche la cosa dell'iniettare una persona, Simone, ne parliamo. Potresti leggere il commento precedente, potrebbe una bella teoria, ma vorrei sapere se mi sto sbagliando. Ah, e comunque, Toms, aspetta, volevo leggere pure se Toms avevi letto il manga oppure no. Però mi sa che non... Io sì, ah ok, ha letto il manga. Quindi, vabbè, quindi diciamo che le cose che stai dicendo le stai dicendo anche perché le sai, probabilmente. Però comunque è interessante come cosa. Mi pare lo avessero detto nel precedente che avevano combattuto già contro questi mostri. Sì, vabbè, ma si è capito che avevano comunque già combattuto. Da quello che ho capito c'è un conflitto di coscienza, questo l'abbiamo letto. Oh, Anime Life. Non so perché, ma questo tipo di trama mi fa immaginare che all'esterno che vediamo... Eccolo qua. Esattamente. Esattamente, Andrea. Esattamente. Era proprio quello a cui volevo arrivare. Mi dà l'impressione, ma non sono sicuro di questa cosa, mi stava dando l'impressione, ve lo volevo dire, che forse, e dico forse, questa alternanza tra... Tokyo Mimime e Maru con Kiruko non avvengano nello stesso momento. Ovviamente potrebbe essere una cazzata, perché non abbiamo tesi a favorire questa cosa, non abbiamo la sicurezza, potrebbe probabilmente non è così, però per certi versi ho l'impressione che non avvengono nello stesso momento. Cioè che il paradiso o è una cosa del futuro o è una cosa del passato, mentre il presente sono i Kiruko e l'altro ragazzo. Cioè, secondo me, Maru e Kiruko vivono nel presente e il paradiso è una roba o del passato o del futuro. Non so perché ho questa impressione, anche se non è giustificata, quindi secondo me è sbagliata, però pure io ho avuto un po' questa impressione. Cioè, c'è questa possibilità. E secondo me è più il contrario, o forse anche il contrario, non lo so, però... Comunque, che forse non sono nella stessa timeline, cioè non sono entrambi al presente, però staremo a vedere. Detto questo, arriviamo pure alla cosa del lago. Altra cosa strana, cioè questo episodio pieno di lore, veramente questo episodio pieno di informazioni. Questa cosa di un cilindro che contiene un ago e un farmaco, e è stato detto a questo ragazzo che dovrà trovare in questo paradiso una persona che gli somiglia e iniettargli questo farmaco. Ora... Cosa potrà mai essere questa roba? Vogliono che uccide qualcuno? Magari questo farmaco ammazza la persona designata? Perché dovrebbe esserci un personaggio, una persona uguale a lui? È strano. Io attualmente, la cosa che vi volevo dire, la mia pseudo-teoria, ma probabilmente anche questa è sbagliata perché abbiamo veramente poche informazioni, è che il farmaco che dice lui magari è da dare a questo ragazzino, la butto lì. Anche perché è già la seconda volta che ci fanno vedere questa piaga, ce la fanno vedere a inizio episodio e a metà episodio. Potrebbe essere magari che questa qua è una malattia rara, incurabile, curabile solamente tramite dei farmaci specifici, e che quindi magari ci sarà o questo ragazzino o un'altra cosa simile nel posto dove devono andare, e lui quindi dovrà usare questo farmaco per salvare la vita a questo tizio. Non lo so. Quindi attualmente vi dico questa teoria, ma non ne sono sicuro ovviamente. Sbaglio, il tipo sembra una ragazza. Sembrano tutti una ragazza. Ma il protagonista non è una ragazza. Poi vabbè, questa parte qua del villaggio non ce ne frega niente. Niente di troppo utile. Arriviamo a un'altra cosa strana. Il pilota. Eh sì. Lui, quindi a quanto pare, questo è come era la protagonista, Kiruko, nel passato. Cioè, considerando anche quello che è successo nel finale, probabilmente in passato Kiruko... era un maschio. A parte, lo dicono come maschio? Da quant'è che sei scomparsa? No, era sempre femmina, quindi anche da quando lo dice lui. Quindi, la cosa che apprendiamo da questa notizia qua è che a quanto pare lei era un pilota. Girava che avessi perso la testa dopo aver ucciso tuo fratello in gara. Ok, allora. Potrebbe essere che... il fratello... Allora, che... magari lei aveva un fratello che gareggiavano insieme, per qualche motivo l'ha ammazzato e la coscienza del fratello è entrata all'interno della sorella? Questa è veramente l'unica ipotesi che mi viene in mente. Cioè, è palese che lei
era un pilota, cioè comunque è palese che questa è lei, questa è Kiruko. Quindi, considerando quello che ci dicono poi anche dopo, ovvero che lui in realtà è un uomo, mi viene da pensare che quindi sia il fratello, la coscienza del fratello all'interno del corpo della sorella. Solite situazioni in Mario Kart, ma sì, robe normali. Lei per forza è il fratello dentro la ragazza, esatto. Assolutamente. Ma secondo me è il fratello nel corpo della sorella, giusto. Sì. Poi, per finire, ultima cosa. Vabbè, in realtà già abbiamo chiarito. Abbiamo già chiarito la questione. In realtà, un'altra roba che non mi aspettavo, la dichiarazione. Sono innamorato di te. Questa non me l'aspettavo. Di punto in bianco, così, boom, mi piaci. E soprattutto poi provo pure a baciarla, così. Pensate che roba. Tipo summertime, esatto. Una roba alla summertime. Come si chiamava la MILF di... Non proprio MILF, la gnocca di summertime. Ma un po' susse che il fratello si mette a baciare allo specchio il corpo della sorella, quindi non so, potrebbe pure non essere. Ma non è detto. Cioè, ok, è un po' susse, sì. Però comunque se la sorella è gnocca... Senso. In tempi di guerra... Che devi fa? Lei 20 anni, lui 15. È vero, lui ha 15 anni, è vero, porca puttana, la sorella c'ha 20 anni e questo qua, questo ragazzo Miruko c'ha, Makuro, come cazzo si chiama, c'ha 15 anni. Però non è un problema, 5 anni di differenza, dai, accettabile. E no, non era la milfone, però vabbè, avete capito a chi mi riferivo. Quindi sì, considerando anche quello che dice lei, stammi a sentire, può sembrare folle, ma sono seria, quindi voglio che tu capisca. Qui dentro c'è la mente di un uomo, quindi sono un uomo. Allora, io sinceramente, questo è stato l'episodio, penso che abbiamo praticamente parlato di ogni cosa, in realtà ci sarebbe pure lo stemma sulla pistola, questo non lo so, lo stemma potrebbe essere riferito a una sorta di organizzazione, a una sorta di gruppo tipo le luci di The Last of Us, sempre per fare paragoni, che magari riforniscono le persone di armi, di medicine, non lo so, una cosa, potrebbe essere una cosa del genere, anche perché ci hanno fatto vedere appunto questa tizia sul letto di morte che aveva sulla pistola lo stesso simbolo, sullo scatolone ci sta lo stesso simbolo, di sicuro apparterrà a un gruppo tipo le luci, quello che cazzo è, non lo so, o al signor Minerva, è vero, oppure lo stemma del paradiso, hai ragione, anche perché la pistola comunque è molto strana. La pistola è molto... ha una tecnologia molto particolare che spara questo raggio laser che distrugge tutto. Quindi potrebbe essere una cosa del paradiso. Poi i due tizi chissà chi sono. Di che parli? Le circa due tizi? Di che stai parlando? Non ho capito. Comunque, raga, io sono abbastanza sicuro di che voto dare a questo episodio. Senza nessun tipo di problema. Comunque, al secondo episodio di Heavenly Delusion gli do un 9. Un 9 pienissimo. Molto molto bello, pieno di informazioni, godibilissimo da vedere, anche con dei plot twist interessanti, la scena del mostro all'inizio dell'episodio è stata clamorosa, gestita benissimo, e mi è piaciuto un botto, addirittura gli darei pure 9 più, pure un bel 9 più, se proprio volessimo azzardare pure un voto superiore, perché ripeto, la scena del mostro, ragazzi, era clamorosa, non è per niente scontato, cioè non è per niente scontato che questa scena qua l'hanno fatta così bene, quindi... Molto, 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 molto soddisfatto. Anche 9 più. Assolutamente. Mi sta piacendo proprio tanto, tanto. Al primo fa vedere le foto dei due tizi che sta cercando. Ah, è vero. Mo andiamo a vedere. Ma hai visto la regia? No, ma era bellissima. Cioè, guardate questa scena qua. Guardate questa scena quando si ritrovano al buio e vengono tipo circondati o comunque li inquadrano da varie angolazioni. Proprio questa parte in cui la prospettiva, come vedete, si restringe a mo' di film, a mo' di cosa cinematografica. Qua. Ecco qua. Qua che ci sta le bande nere sopra e sotto. E li inquadrano in questo modo qua. No, ma è proprio gestito veramente, veramente bene. Penso era da tanto tempo che non vedevo un anime così di qualità. O comunque che non mi rendevo conto di vedere una qualità del genere. Molto, molto bello. Mi aspetto che spiegheranno questa cosa di lui che è un ragazzo. Probabilmente confermeremo la teoria del fatto che è il fratello. Sì, probabilmente confermeranno questa cosa del fratello. E eccola qua. Sta cercando questi due tizi. Oh, grazie Shemmy, grazie. 9 più. Assolutamente confermato, un bel 9 più. 8,72. Voi in realtà siete stati non troppo generosi con questo episodio, perché allo scorso avevate dato 8,59, a questo 8,72. A meno che non ho contato male, ma no, è giusto. E va bene, abbiamo finito, raga. Quindi è stato un piacere, sono molto sorpreso di Heavenly Delusion. Non mi aspettavo che avremmo trovato un anime
di questo calibro in questa stagione qua. Cioè, sembra letteralmente un The Promised Neverland migliore addirittura di The Promised Neverland, ma quando si trovava ancora agli inizi, che era veramente molto molto figo, una marea di teorie e di cose da dire.